quando guardo il mio rifugio, ad esempio, da distante, vedo questa casa, queste mura solitarie, mi dà un senso di grande, di potente, una cosa che regna, che domina l'altipiano. Mi viene in mente la prima costruzione che era piccolissima, erano 20 metri quadri, adesso sono 200 metri quadri. C'è tutto, lì c'è tutta proprio la storia, c'è dentro veramente la fatica, gli uomini e tutto quello che ci possiamo immaginare. Questo profumo di legno, come invecchiato, vissuto, non so, anche i pavimenti, era un'atmosfera molto particolare, era il profumo della storia vissuta. Se lo ascolto, il silenzio dell'alba, c'è niente da fare, ci dà la porta un attimo per respirare e senti proprio il vero silenzio della montagna, silenzio più assoluto. È un momento molto bello la mattina. Sentono il gusto della colazione assieme, guardano l'alba, guardano le prime luci e quindi è una cosa molto, molto particolare. Ecco, questo per me è il Rifugio Rosetta.